Ciao a tutti amici, sono il nostro caro Dex. Io ho detto fa. Sto volando, Anna. Che bella, che drama di Demi Grazie. Siamo tornati finalmente qui con un nuovo video di In Segreto. Incredibile, fantastico. E siamo con il video di In Segreto. Sì, perché ha già detto. C'è una donna di 25 anni che dice: non mi riesce a essere fedele a nessuno. Purtroppo ho bisogno fisico di sesso tutti i giorni. Aspetta, devo lasciare un commento. Ciao, il mio numero è... Detto questo, che è una cosa molto importante, giorni ad avere una storia con un uomo che è presente solo 2-3 volte a settimana non è possibile. Quindi, come spesso capita, se lui non è con i suoi amici a giocare a calcio o a tornei di Magic, grazie al cazzo allora gli metti le corna. Io mi diletto con altri uomini. Cioè, già che vai ai tornei di Magic, meriti le corna. La parte interessante non era questa, ma... Lasciargli il numero per trombare. Ho una figlia del 2002. L'altro giorno l'ho beccata mentre faceva sesso con un ragazzo. Non so più cosa fare. Non so come dirlo. Ho capito perché so che l'ammazzerebbe. Sono molto delusa. Non ci posso credere. Raga, 13 anni. 2002. Che c'avete in testa? Sono un tifoso sfegatato della Juve. È già questo. Ma simpatizzo il Toro. Ma davvero una fa sesso a 13 anni così tardi? Ma cazzo, ma che 2005 tutta la vita, raga. E 2005 il top, proprio. Mi eccito leggendo sulla pipì o guardando donne che la fanno. Per la mia ragazza non è un problema e mi lascia guardare quando va in bagno. So anche di non essere l'unico a cui piace, ma mi fa vergognare tanto perché gli occhi degli altri è strano o stupido. Sì, mi vergognerei anch'io. Quando ero piccolo avevo paura delle tende, mi sembravano dei fantasmi. La cosa divertente è che io ho questa fobia ancora adesso. Infatti in casa mia non ci sono tende, solo tapparelle. Un anno fa ero in un locale con il mio ragazzo. Subito dopo incontro un amico dove ci diamo un appuntamento al bagno. Il segreto è un ragazzo che era al locale, che ho visto ieri al ristorante, mi ha vista. Spero non lo dica a nessuno, anche perché dopo ho baciato il mio lui come se nulla fosse. Che gran troia. Ma che troia? Al mio ragazzo. Datela. Sì, vabbè, magari non quando siete fidanzate, quando c'è proprio un ragazzo vostro nell'altra stanza. Quando siete fidanzate, ma sti cazzi. Non con un ragazzo vostro nell'altra stanza. Al mio ragazzo piaceva. Pure con ragazzo vostro. Oh, ha rotto il cazzo. Al mio ragazzo piaceva così tanto una collana che avevo. Capivo che non sopportava l'idea di non essere stato lui a regalarmela. Così mi chiese quanto la pagai per darmi soldi. Gli dissi che l'avevo comprato a un mercato in artigiano a 35 euro. La verità è che la trovai per terra. Scusa amore, ma mi servono, dai. Cioè, ma voi chiedi i soldi al ragazzo tu per la collana che hai provato per come terra? Si fa, ma voi chiedi 300 euro invece che 30 euro? Scusami. No. Cioè, sopra. Una partita su 100. Sopra, mi piacciono i cavalli. Sopra. Mi piacciono i cattivi odori. Quali cavalli? Tu l'hai letto, cavalli! Mi piacciono i cattivi odori. Ok, mi vergogno, ma non posso farci niente. Ho lasciato sono lesbica, posso leggere, sono lesbica, tanto siamo in tema. E sono fidanzata a una ragazza da 11 cazzo di mesi. Un giorno, mentre facevamo l'amore, mi sono addormentata. C'è rimasta così male che ora lo facciamo solo di pomeriggio e mai di sera. Cioè, pensavo, ragazzo, sì, male che mi ha lasciato. No, lo facciamo di pomeriggio, tranquillo. Comunque è capitato anche a me di addormentare. Bene. Sono lesbica, ok. E l'abbiamo detto. Ho pisciato la mia ragazza. Ho lasciato. Beh, l'ho pisciato. Non capisco, l'ho pisciato. Ho lasciato la mia ragazza perché ho paura della monotonia che lei mi ha portato. Ma vaffanculo. Tenente dell'esercito italiano. La mia famiglia è stata sorpresa quando ho scelto di arruolarmi. Sono... Oh, porco due. Ma che cazzo hai fatto a diventare tenente? No, infatti, cioè... Vabbè, sono ancora giovane, lo so, ma secondo il comandante sono tra i più bravi. Il problema è che adesso devo andare in Siria contro l'ISIS. Ma che cazzo? E non ho ancora detto niente ai miei genitori, né alla mia ragazza. Ma dove vai? Ma tu contro l'ISIS manco dentro al gioco ci vai. Manco per l'ultima missione di God ci va contro l'ISIS. Ma state zitto. Andare contro l'ISIS. Ma chiudi sto computer e torna a giocare ai Pokémon su. Mamma mia. Oggi ho fatto la mia prima guida della macchina con mio babbo. E in un parcheggio deserto. Inutile dire che nel bel mezzo di una mezza via, selva oscura, di una curva contro un palo, 250 euro di danni. Credo che la prossima volta dovrò guidare con mia mamma. Credo che la prossima volta tu non dovrai prendere una patente. Esatto. Sono un vicino di casa del famoso Fangio. Oddio! Lo odio! Vabbè. Fa un casino di notte. Registra i video verso l'una di notte. E non mi fa dormire. Non so se essere felice o triste di essere suo vicino. I miei amici vogliono venire sempre a casa mia per vedere Lore. Solo per questo mi cagano. Quando ero piccola salivo sul ramo di un albero, era il mio rifugio. Un giorno una mia vicina mi vide. Lo disse a mia nonna che tagliò il ramo. Chissà
chi le ha dipinto il gatto di verde. Ma perché abbiate sempre cani animali? Io non ho capito questa cosa. Posso lasciarmi con la mia ragazza? Perché se mi lascio lei si suicida e mi incolpano di aver causato la sua morte. Lo so, ci siamo passati tutti. Io pure, infatti ti è suicidata, però me ne frega un cazzo. Grande. Così si dai. Siamo persone passive. Vabbè. Oddio. Allora, il mio segreto è che quando... Il mio segreto è che quando vado con gli amici al bar sputo nei bicchieri dei miei conoscenti che mi stanno più sul cazzo e accuso i baristi di aver preparato un cocktail schifoso. Sei troppo agab. Soprattutto a 15 anni, sì. C'è un tizio qualunque che mi fissa. Succede ogni volta che scendo dal pullman. Ecco perché scendo. Immagina che tizio qualunque veramente. Ecco perché scendo una fermata prima. Almeno non so dove abito. Non sa dove abito. Faccio la prima liceo classico. Fermatelo, sì. Guarda. Oggi all'intervallo ho chiesto ad una ragazza abbastanza bruttina, brufolosa ed ingenua. Insomma, cioè, cazzo era, metti la malcontento. Un mostro. Di un'altra azione di uscire, lei era emozionatissima, tanto che si bagnò. Credo che io sia il primo a chiederglielo. Il segreto gliel'ho chiesto solo perché è la figlia del mio prof di matematica. Ho 18 anni ma sono ancora ossessionata dalle Barbie. Ogni pomeriggio mi chiudo in camera e le tiro fuori dai vecchi scatoloni dei giochi e comincio a creare delle storie fantastiche tra di loro. Lo so, è da bambini, ma a me piace troppo. Mi piace da morire trattenere la cacca. Davvero? A me no. Ho notato. Cioè, domani. Sta zitto. Nonna di 16 anni. Nonna di 16 anni. Donna crede che non fumo. È biologicamente impossibile essere nonna a 16 anni. In verità, quando la faccio bere tanto, fumo davanti a lei. Oh. Cioè, fammi capire. La fammi capire, non sa ricordo poi. Allora, casa tua diventa un bordello, una certa. Perché tu nonna embriaga e tu fumi. Oggi era il Games Week, avevo di fianco una tipa con un culo fantastico, nella massa le ho toccato un po' tutto, mi ha lasciato fare. Domenica 25 ottobre 2015. Con questo segreto del Games Week era tutto, e speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, del speciale Games Week FaviJ. Abbiamo letto di segreti fantastici, di segreti un po' meno fantastici, di segreti segretanti. Ma notte il cazzo, seguiteci su Instagram, lasciate like, santo Dio. Che se no non finisce più. E arriviamo a 5.000 per un prossimo 5.000 episodio. 5.000 segreti. Perciò, bella ragazzi dei Granas, questo è un nuovo video. Oddio! Ciao. Perciò, ciao dai, ciao. Ciao. Ma ha rotto il cazzo però. Perché devi finire il video come dico io. Vai! Porca puttana. Vai, spegni sta cosa.